Quando una coppia è travolta da in principio c'erano Alberto Sordi e Franca Valeri. Oggi a rispolverare Il Vedovo, un classico della commedia italiana, ci sono Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto in Aspirante Vedovo. All'epoca c'era il boom economico con appalti e soldi a disposizione. Oggi che i soldi non ci sono più e la crisi economica ci ha messo in ginocchio, cattiveria e cinismo vanno a braccetto, come ci racconta il regista Massimo Venier. De Luigi è il marito incapace lacchè della Littizzetto, abile donna rampolla di una famiglia di ricchi imprenditori. Lei finanzia e lui sciupa segno dopo segno, mentre cresce l'odio per la moglie e la speranza di vederla sparire. Un incidente aereo in Romania offre l'occasione di rivalsa per l'ingenuo marito, ma il destino è in serbo per lui. Ancora un'amara sorpresa ed un finale che non possiamo svelare. Abbiamo incontrato la coppia di attori. In questo film siete cattivissimi. Un cinismo che guarda al vecchio film, l'originale, o è solamente una cattiveria che è anche lo specchio di questi tempi? Aspri. Beh, è un po' lo specchio di questi tempi, ma è anche un po' un omaggio all'originale, che aveva, portava in sé proprio i tratti tipici della commedia all'italiana, cioè cinismo, cattiveria e comicità che vanno un po' tutti insieme in una grande storia. E anche la spietatezza che hanno certi personaggi adesso, dell'attualità, della nostra realtà, del nostro mondo, che vengono appunto rappresentati, nel mio caso, da lei, che dal mio personaggio, che è Susanna Almiraghi, quindi un'imprenditrice di successo che insomma gode ad essere una donna potente, sa fare affari in maniera perfetta, però una donna profondamente sola. E lui, che è mio marito, che è un uomo vessato da me in primo luogo, ma che si lascia vessare facilmente perché è un incapace, un inetto e non riesce a combinare un tubo nella vita. Alcuni hanno visto nel personaggio della comica piemontese Emma Marcegaglia, ma non sembra così. La Marcegaglia in realtà io non la conosco bene, però le volte che è venuta in trasmissione era una persona molto carina. No, io ho in mente una di Torino, non è famosa, che tipo si sveglia alle 4 di mattina e fa tutto perfettamente, sceglie tutto lei, cioè quando va a fare la spesa cioè con l'autista, ma non la spesa supermercato, la spesa dei regali di rappresentanza, li compra tutti uguali per far prima, è tutta perfetta, sempre la banana pettinata al punto giusto, la calza mai smagliata, il tacco perfetto di vernice, quello che ti fa male ai piedi solo a vederle, lei ce l'ha tutto il giorno, tutti i giorni. Io sono impressionata da queste donne. Fabio, solitamente sei abituato a ruoli di comicità un po' surreali, un po' naif. Stavolta sei un cattivo a tutto tondo. Non tutti gli attori accetterebbero una parte così. Infatti, perché l'ho accettata io? Perché mi sto chiedendo? No, io l'ho accettata proprio per provare, visto che questo lavoro è fatto anche, secondo me, di rischi o di tentativi di fare altro. Ho provato a interpretare appunto un ruolo di un incapace cronico, di un arrogante, di un trafficone mediocre che appunto sfrutta semplicemente la scia della moglie. Ma anche Luciana Littizzetto è la prima volta che interpreta un personaggio veramente cattivo. Infatti io sono poi alla fine sempre un po' abbastanza conciliante, i miei sono sberleffi, non sono mai vere cattiverie. E invece in questo personaggio ho dovuto essere cattiva dall'inizio alla fine, non c'è una redenzione mai, cioè anche quando ti sembra a un certo punto che pari dei bambini neri dici ah finalmente, invece no, anche lì è proprio un mostro. Alberto, ma si può sapere cosa succede? Aspirante Vedovo. Ma